si riprende a giocare, ultimo quarto forse, salvo overtime, visto l'andazzo. Si può anche pensare a un extra time. Questo Volpino che ancora fatica molto in attacco, non riesce a trovare, a muovere bene la palla, a trovare gli uomini. Abbiamo dei giocatori che sono un po' fuori dalla partita, tipo Planezio. Palla ribaltata, viene servito in questo momento, è corto, si prende il rimbalzo, va a appoggiare fuori, si prende il rimbalzo, fuori ancora, niente, l'avevo appena detto, e così è. E questi sono canestri importanti di Paleari, che viene abbastanza lasciato solo, come oh, palla recuperata grazie alla manona di Planezio, poi la palla viene intercettata dal Baronetto, tiro da tre, cerca di risolvere così, vola in cielo Planezio che si prende il rimbalzo, uomo a terra, niente, se lo vuole ingroppare Pagani, si vuole ingroppare il Baronetto, si può rinzare a giocare, quindi niente, che viene, riceve in questo momento, blocco del Baronetto, si apre, non viene servito, lo fa in questo momento Baronetto contro Pagani, fade away, spigolo del tabellone. Un minuto di gioco, 46-45 Ragna, transizione, tiro da tre, è lunga, palla conquistata da Belloni. Penso che chi segnerà vince questa partita. Sicuramente finora non è stata una bella partita, molto frammentaria per quanto riguarda l'attacco. Fade away anche di un flopping clamoroso del numero 13, Bettini. C'è lo sfondamento in attacco, si è immolato Planezio che fa una cosa fondamentale, si prende la carica, la spallata di Kira, il flopping però di De Bettine mi sembrava abbastanza netto e meritava sicuramente un'attenzione in più da parte degli Empires, dagli arbitri di questa partita. Esce Pagani, rientra Resca, quindi doppio play in campo. Quindi De Bettine immagino si riposiziona in posizione di guardia. Invece sarà affidato il playmaking a Resca. Palla per il Baronetto. Viene fischiato il fallo in attacco al Baronetto, a Baroni. Per cui niente da fare, è il suo terzo fallo personale. 45-46, punteggio bloccato, non l'ha segnato nessuno nei primi due minuti di questo quarto. Kira, si alza Torgano e va a segno per il più 3 di Urania. Belloni, difese sempre schierate a uomo, doppio a uscita, voleva servire Centani ma ha subito il fallo Belloni ed è il terzo fallo e rimessa in zona di attacco per Vivigas, riceve Belloni, può pensare al tiro Planezio se lo voleva prendere. Cerca di servire il Baronetto, subisce un contatto che non viene valutato falloso nell'angolo per Resca, finisce fuori, ancora Meschino che recupera il pallone, importante questa azione. Sulla transizione offensiva non succede niente, palla fuori per Planezio che perde il controllo, recupera la palla De Bettini che va a segnare il più facile dei canestri. 45-50, quando mancano 7-16 al termine del quarto tempo, ovvero alla fine della partita forse. Costa Volpino che nei primi 2 minuti e 50 ha realizzato 0 punti, mentre a fatica l'Urania, i ripescati, hanno segnato 4 punti in 2 minuti. Costa Volpino deve rammaricarsi della sua scarsa vena offensiva perché Urania è assolutamente una squadra da battere alla portata. Vediamo se
in questi 7 minuti, la partita ancora lunga, chiaramente saprà scaldare le mani, soprattutto dico manca un po' l'apporto di Planezio degli esterni, che finora ha tirato con mani molto fredde, lui che è anche un buon tiratore. I lunghi hanno fatto bene nel gioco sotto canestro, sia Guerci sia il Baronetto, quindi sono fiducioso. Quindi è Belloni che coordina questo attacco. Planezzo potrebbe pensare al tiro, non lo fa, ma marcato da Chiro, la palla gira lontana da canestro, Belloni nell'angolo, va ribaltata in qualche maniera, palla sotto per Meschino, magia, si prende questa linea di fondo e spezza, segna i primi 2 punti di questo quarto quarto dopo 4 minuti di gioco, riporta meno 3, 47 a 50. Palari in qualche maniera recupera la palla e va a segnare. Direi che è quanto mai urgente l'inserimento del capitano Marco Guerci in questa partita, che la sua presenza in campo si fa sentire. Canestro non buono, viene fischiato il fallo, penso il quarto fallo del numero 8 Tiragarula. Quindi c'è il cambio, esce Paleari e rientra Masieri, è il quarto fallo, rimane in campo Tiragarula. Difesa a zona per Milano da 3, e ancora Planezio va fuori, oggi veramente non è molto fortunato al tiro, un tiro che danza dentro fuori, 47 a 57 e 6-0-2 al termine. Planezio su Tiragarula, palla ribaltata per De Bettin, forza l'entrata, marcato da Centanni, vengono fischiati i passi ed ecco che arriva il cambio che avevo invocato. Esce il numero 7, il Baronetto Baroni, e rientra il capitano Marco numero 15 nel momento importante della partita. Ci sono 5 punti da recuperare per Castelvolpino e 5 minuti e 47. Tripla di Meschino, lunga anche questa. C'è il tocco di Planezio ma non riesce il recupero al capitano. Percentuali da 3 molto basse per Castelvolpino in questa partita. Ci hanno provato un po' tutto, l'unico è Centanni che è riuscito a muovere la retina. Resca, anche lui si prende un tiro un po' al limite dei 24 secondi, finisce corto. Blocco di Guerci, palla per Belloni che va a cercare l'entrata, va a appoggiare di sinistro, esce di un soffio. Quindi è Resca, chiama il blocco, Torgano, palla quasi recuperata da parte di Belloni, niente, si prende il tiro Torgano e la palla viene recuperata da Centanni. Difende bene Castelvolpino in questo frangente, è l'attacco che bisogna decisamente muovere la retina. Palla sotto, uno contro uno, Caraghira assolutamente è da attaccare perché ha 4 falli. Invece scarica Planezio per Centanni e la sua tripla finisce anche questa fuori. Quindi De Bettin passa in terza, Belloni, niente, tocca la palla, generosamente regala questa rimessa l'arbitro al Castelvolpino. Invece sono pronti 2 cambi in casa Urania, esce Caraghirola e esce anche De Bettin, quindi rientra Bianchi. Planezio, anche lui è stato cambiato e rientra Azzola. Paleari controlla bene il capitano che sta cercando di trovare posizione, viene fischiato il fallo a Paleari, è il suo terzo personale. E
il quarto fallo di squadra, per cui rimessa in zona d'attacco, 14 secondi per terminare questa azione. Palla fuori per Belloni, Meschino, Belloni, e la palla viene toccata da Urania sul piede. Comunque sono passati dei secondi, sono solo 7 quelli che rimangono per concludere questa azione di attacco. Azzola, il tiro più difficile, se l'è preso. Tap out di Meschino e palla recuperata da Azzola. Scusate, Mazzola era un giocatore di calcio, come ben sapete. Meschino, cioè Cent'anni, cerca l'entrata e sparacchia, niente da fare. Attacchi isolati, pochi giochi d'attacco di squadra, perché Savolpino giustamente si trova indietro di quei 5 punti che iniziano a diventare fatali. Sono 3:20 i minuti che mancano al termine. Paleari fuori per Resca, entra Tona, ha preso velocità e chi può marcarlo? Viene chiamato il minuto da parte di coach Crotti per il Costa Volpino quando mancano 3:15. Quindi Costa Volpino ha segnato 2 punti in 4 minuti dall'inizio del terzo quarto, ovvero in 7 minuti ha segnato 2 punti e basta dall'inizio del quarto in 7 minuti. Quindi c'è poco da dire, le partite così non si vincono assolutamente. E nonostante questo, comunque Urania non è scappata via, è ancora lì a 7 distanze, a 54-47, 3:15 da giocare. C'è ancora speranza per quanto riguarda i Sebini. Ricordo che la partita di andata finì 60-58 per Urania, vinta nei secondi finali con possibilità di Guerci che ha sparato una tripla dell'eventuale vittoria che si è fermata sul ferro. Quindi è Cent'anni, niente, va a spasso nell'area, tira una sbadilata, finisce fuori. Resca per Masieri, ben controllato, si ferma ancora sul blocco, c'è il cambio, va Meschino, si ferma Azzola sui cambi, è troppo, va a segno Meschino. Azzola deve passare sui blocchi con più energia, si ferma sempre troppo spesso e costringe degli aiuti in difesa che molte volte vengono puniti. Quindi Masieri, la palla per Torgano, rovesciata per Masieri, ancora passaggio consegnato, Planezio su Torgano, cerca di seguirlo, una buona difesa e 24 secondi che si esauriscono sul tentativo di Torgano. Una buona difesa a questo Volpino, è l'attacco che chiaramente deve migliorare. 49-54, più 5, ha segnato 4 punti in 8 minuti con Sovino, chiaramente è una media che non può andare avanti fino alla fine, per cui vediamo se riusciamo a combinare qualcosa di meglio. Si è aperto a canestro il capitano e a questo punto è la panchina di Milano che chiama questo minuto quando sono 1:57 al termine. Urania non ha segnato in questo minuto e mezzo, è rimasta ferma a quota 54, mentre Costa Volpino ha fatto questo mini parzialino di 5-0 che gli ha consentito di riportarsi a 3 lunghezze di distacco, quindi solo un possesso, cosa non semplice visto l'andamento che abbiamo riscontrato fino adesso. Con l'ingresso in campo di Guerci abbiamo avuto chiaramente un po' più di profondità in attacco, quella che è mancata in sua assenza.
1:57, è ancora una partita da giocare, adesso diventano fondamentali anche le giocate dei singoli, anche chiaramente i fischi degli arbitri che finora non hanno inciso sull'andamento della partita, ovvero hanno mantenuto un equilibrio nelle valutazioni. Si riprende a giocare Resca, il cronometro ricordiamo che negli ultimi due minuti viene fermato anche sui canestri realizzati. Quindi è Azzola su Pagani, la palla per Masieri, palla a Paleari, uno contro uno contro il capitano, si gira a destra, lei va dentro. 1:38, 51:56, più 5 Urania. Palla per Meschino, adesso la palla appesa come macigno. Palla sotto per Guersi. Viene fischiato il contatto di Masieri, quindi solo cronometro fermo e due tiri liberi per Costavolpino. Come ho detto prima, questo è Grasso che cola, cronometro fermo e possibilità di mettere a segno due tiri liberi che assumono in questo momento importanza capitale. Ma Guerzi, noi sappiamo che lui è una macchinetta, non fallisce il primo, quindi sono 52-56 meno 4, 1:24 al termine forse di questa partita, va a segno anche al secondo, 53-56, tutta da giocare. Vediamo questo attacco. Pagani, palla per Masieri, si alza Resca, controllato da Cent'anni, riceve Pagani, blocco di Paleari, finta di aiuto di Guerci che lotta ancora con Paleari, uno contro uno in post basso, un aiuto non sarebbe male, si svita, niente, riesce a buttare dentro anche questa per il più 5, un minuto alla fine. Palla per Planezio, in post basso, raddoppiato Guerci, si prende la tripla Planezio e ball direttamente sul fondo. 53-58. Per Urania quando sono 43 secondi al termine di questa partita. Si spengono qua le velleità di vittoria di Costavolpino su questa tripla che finisce a lato del canestro. Adesso sicuramente è stato chiamato un minuto per organizzare la pressione di Costavolpino. Sarà la possibilità di organizzare sicuramente il recupero di questa palla, tanto il pubblico inizia a defluire. Possibilità quindi per i ripescati di portare a casa questa vittoria che comunque li porta a 18 punti, a 22 punti. Dopodiché per Costavolpino ricordiamo che deve ancora incontrare Rimini, Lugo e Spilimbergo, quindi sommato ha un calendario abbastanza favorevole. Viene chiuso Resca nell'angolo, 39-38, viene fischiato il fallo a Planezio. Noi non siamo ancora in bonus, viene fischiato ora in questo momento il secondo fallo di squadra. Per cui è presumibile che spenderanno altri due falli alla difesa di Costavolpino nel tentativo di recuperare una palla che avrebbe un valore capitale. Lo fa il numero 6, Cent'anni, ed è il suo quarto fallo. Terzo fallo, sono 35 secondi, 16 secondi per concludere questa azione. Commette il quarto fallo di squadra Marco Guerci, adesso per cui da ora in poi si tira, però sono 14 secondi trascorsi, palla recuperata da Meschino,
Centani da 3, Azzola, niente, tabella, oggi proprio da 3 non è andata. Viene fiscato il fallo a Meschino che sparerà per 2 tiri liberi. Urania, 58-53, per cui andrà a concludere in maniera vittoriosa questa partita. Vinta più per demerito di Costa Volpino. Noi ricordiamo che ci rivediamo il 16 marzo, sempre alle ore 18 qua al PalaCBL, incontreremo un'altra candidata alla vittoria finale, cioè il basket Montichiari, provincia di Brescia. 21 secondi, più 7 Urania. Si prende il tiro, niente, cede la palla a Guè, si prende l'ennesimo tiro da 3, riprende il rimbalzo Meschino, niente, la palla finisce fuori. Finisce qua, si conclude così, vi saluto tutti, vi saluto anche da parte del Principe, Urania 60, Castelvolpino 53. Ci vediamo il 16 marzo.